Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale. Io sono Mazzi, come al solito, se no chi cazzo poteva essere, e questo è un nuovo episodio di Tuning in GTA Online. Sì, ogni tanto mi ricordo di fare sta serie, è che comunque voi non ci avete richieste, non chiedete, non so quello che volete sul canale, quello che non volete. Se voi mi dite quello che volete sul canale, io cercherò di accontentare tutti, insomma, no? Anche perché sennò così diventa un canale morto. Io non so che cazzo fa, non me va a deportare glitch dell'immortalità, come ho detto ieri nella live. Quelli sono glitch che non vedrete mai sul mio canale, non l'avete mai visti e continuerete a non vederli per sempre, perché a me non me ne frega un cazzo di far VIEV, non sto a livelli di tanti stronzetti che stanno su YouTube, quindi non me ne fotte una ben amata minchia. E quindi niente, voi suggeritemi magari qualche serie che io posso fare, qualcosina che io posso fare, e vedremo di accontentare un po' tutti, no? Vediamo pure di giocare magari un attimino su PS3, non so se qualcuno vuole che ci incontriamo su PS3, facciamo un po' di bordello insieme, me lo dice e facciamo un po' di bordello insieme, insomma. L'unica cosa che non faccio su PS3, ve lo dico in anticipo, sono money lobby, non le farò, non le faccio e non le farò mai, ragazzi, quindi ricordatelo. Allora niente, detto questo, cominciamo. Già io ho cominciato a modificare sta cesso di macchina, perché comunque è un cesso di macchina questa, ragazzi. La coil, la Voltic Coil, una macchina elettrica che sinceramente, boh, non lo so, lascia il tempo che trova, perché non è che è tutta sta gran macchina, è una super della categoria super, dice che corre pure, però a me non mi sembra. Comunque è una macchina elettrica, fa schifo al cazzo, però l'ho voluta modificare perché ho detto dai, non me la ricordavo tanto bene, ho detto vabbè, allora vediamo un attimino com'è, magari è capace che è cambiata. Sì, col cazzo che è cambiata, so io che non me la ricordavo. Comunque sia, non so, esteticamente c'è a chi può piacere, a me non è che me fa impazzire, insomma, non è tutto sto granché, anche perché come state vedendo non c'ha tutte queste grandi modifiche, non è una gran macchina che dici oh cazzo c'ha un botto di modifiche. Essendo una delle prime macchine che è stata lanciata sul gioco, diciamo non hanno messo pezzi aggiuntivi per queste macchine, l'hanno lasciata un po' così come stavano, anche perché questa veramente, ma che cazzo se la compra sta macchina, raga, giusto io per far vedere come si modificava. Infatti per questo l'ho comprata, perché magari tanti non sapevano nemmeno che esisteva sta macchina, perché veramente è un cesso di macchina. Quindi niente, testo di, è una macchina elettrica, testo a di, oh, stamattina non sa a chi è che lo sta di a voi, giustamente. Testo a di comunque che è una macchina elettrica e che non vale un cazzo. Poi del resto, insomma, andremo a provarla. L'unica cosa di positivo che c'ha, ragazzi, è che non fa casino, quindi quella è l'unica cosa di positivo. Oddio, se qualcuno gli piace il rumore, calla, mi sono scordato il coso. Il fumo delle gomme. Dico, se a qualcuno gli piace il rumore, giustamente, delle auto, in questa auto si trova parecchio spiazzato, anche perché questa auto veramente non fa un filo di rumore. È una macchina un po' così, insomma, lascia il tempo che trova, come ho detto. L'ho voluta modificare giustamente per farvi vedere, perché comunque andrò a modificare un po' tutte le macchine, no? Pure le super, quelle. Vedete, pure gli interni, non è che è tutto sto granché sta macchina, non è che dici oh è una macchina bellissima, qualcosa di spettacolare. No, fa schifo al cazzo, ragazzi, fa schifo al cazzo. Infatti non capisco manco perché ho voluto modificare sta macchina, però vabbè. E quindi niente, se volete comprarla, ma io non ve lo consiglio, aprimo un po' tutti gli sportelli, vi faccio vedere com'è,
anche se c'è sta un cazzo da vedere veramente. È una macchina che comunque non c'ha stabilità, ragazzi, perché quando comincia a essere, diciamo, un po' rotta, a parte che pure quando è sana non è che c'ha molta stabilità, si sfonda facilmente, è una macchina che si rompe abbastanza facilmente, non è, mi sembra più una macchina per Barbie, una cosa del genere, no? Ok, il pupazzetto è il coso, è il personaggio mio, è il pupazzetto, senti come gli sto, è il personaggio mio, ci assomiglia un po' a una Barbie, però cioè non è adeguata manco per lei sta macchina, fa abbastanza schifo. Comunque sia, niente, voi comunque ditemi se volete vedere qualche auto particolare, modificata, qualcosa particolare, quello che volete vedere sul canale. Io adesso ho fatto questa macchina che sinceramente era meglio che non la facevo, erano soldi in più che c'avevo. Comunque vabbè, non è quelli i problemi, non so quelli i problemi dei soldi. E pure se avete qualche idea per qualche serie nuova, no ragazzi, se magari mi potete suggerire qualcosa per canale, io raccolgo tutti i suggerimenti. Ho preso il monito pieno, che bella storia. E quindi qualunque suggerimento va benissimo. Per questo video è tutto ragazzi, un saluto e al prossimo video.